Ecco, l'ultima parte di questo percorso, di questo viaggio che avete fatto, abbiamo fatto assieme in qualche modo, che vi ha portato, ci ha portato sicuramente a riflettere, da Miller, grandi uomini, ai pionieri della Chiesa avventista, fino all'ultima tappa, appunto, in questa sesta puntata di Tell the World. E ci siamo lasciati con un momento triste, un momento in cui Ellen White e James perdono il loro figlio John, siamo nel 14 dicembre del 1860, ancora di nuovo un lutto difficile che vedrà coinvolte la famiglia White con la morte di Harry l'8 dicembre del 1863. Da questo momento in poi Ellen e James si mettono ancora di più con forza a studiare la parola, ad essere più organizzati, e Ellen riceverà delle grandi visioni, importanti visioni. È qui che nascono le prime visioni importanti, come quella contro il tabacco, la visione sul tabacco, sul tè e sul caffè, no? L'alcol, e addirittura, come vedete nel film, ancora anche su gli zuccheri, i dolci, in cui Ellen White vede tutte queste sostanze come dei lenti veleni che distruggono il nostro corpo. Nel giugno del 1872 ormai la Chiesa si è organizzata e nasce la prima scuola avventista, una scuola che darà solamente il là alle tante scuole che la Chiesa cristiana avventista avrà poi in tutto il mondo. Ma la missione cerca in qualche modo di non fermarsi nel Nord America. I fratelli avventisti desiderano in qualche modo attraversare l'oceano e arrivare in quell'Europa che aveva bisogno di ascoltare i messaggi dei tre angeli. E allora abbiamo il primo missionario nel 1874, in cui la conferenza generale indica il fratello John Andrews che comincia a fare il suo percorso in Svizzera per portare il messaggio anche in Europa. Un percorso interessante, un viaggio importante che produrrà altri missionari fino ad arrivare anche da noi in Italia, grazie a uomini, a donne, a famiglie che hanno creduto nell'importanza di portare agli altri la buona speranza e che hanno sentito nel cuore la voglia di dirlo al mondo. E il mio augurio è per noi, per me, per voi che ascoltate questo video, questi filmati, che avete in qualche modo vissuto anche voi questo percorso, anche a voi invito calorosamente a diventare uomini, donne, giovani e meno giovani, capaci di dirlo al mondo. Dio vi benedica. Ora dunque, io, Abraham Lincoln, Presidente degli Stati Uniti, in virtù del potere conferitomi dalla Costituzione e dalle leggi, ho ritenuto opportuno convocare, e con la presente convoco, la milizia dei numerosi stati dell'Unione, per un numero totale di 75.000, al fine di soffocare tali combinazioni e far sì che le leggi vengano debitamente applicate.
Questa guerra è una tragedia terribile per la nazione. Decisamente. Vorrei che gli uomini ascoltassero la parola di Dio. Come vi sentite, fratello White? Dovete riposare di più. Oggi sei incontri locali hanno votato di formare una conferenza generale con John Bainton, nostro primo presidente. Questo fatto da solo mi rende più forte. L'opera di Dio può veramente andare avanti senza problemi. Il Signore guida e noi lo seguiamo. Stava meglio qualche giorno fa, quando siamo partiti. Stava bene, infatti. Il dottore dice che è polmonite. Ne siete sicura? Mamma! Grazie al cielo siete tornati. Harry. Harry. Riesci a sentirmi? Promettimi. Mamma, è che se muoio, mi seppellirete accanto al mio fratellino John Herbert. Così potremo risorgere insieme nel giorno della risurrezione. Oh no, no, Dio. Dio si occuperà di tutto, figlio mio. Non riesco a sopportarlo. Perdere il piccolo John 3 mesi dopo la sua nascita. È come se Dio ce l'avesse prestato, ma questo... Mamma, ti incontrerò in cielo, perché so che sarai lì. No, Harry! 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 Stai ancora scrivendo. Sono mesi che sei seduta a quella scrivania. Capisco meglio mettendo le idee sulla carta. Era una visione che riguardava la salute. Ti va di leggermela? Il cuore del messaggio era la correlazione tra prendersi cura della nostra anima e del nostro corpo. Molti di noi si sono logorati al servizio del Signore. Ho visto che il tabacco è un veleno lento e insidioso per il corpo. Ma si dice che il tabacco abbia effetti curativi. Ti dico solo quello che ho visto. E bisogna evitare alcol, tè e caffè. Oh, continua. Non dovremmo mangiare la carne e tornare invece alla dieta dell'Eden. Cereali e verdure, noci e frutta. Sul serio l'hai visto in visione? Ma... come facciamo a vivere senza la carne? E c'è di peggio. Oh. Vanno evitati anche i dolci e i piatti elaborati. Quindi i macellai, i rivenditori di tabacco e i saloon ce l'avranno con noi e anche i pasticceri. E non è finita. Il corpo ha bisogno di acqua pura, esercizio fisico e aria pulita. Prendersi cura della salute è una questione spirituale. Ho visto che è un sacro dovere prendersi cura della propria salute, ma anche insegnare agli altri a farlo.
E le mani? Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo per averci dato questo nutrimento e questo pasto delizioso. Nel tuo nome ti ringraziamo. Amen. Amen. Edson, perché non mangi? Perché è piena di tutto il cibo che non dovrebbe mangiare. Willy, non mettere nei guai tuo fratello. Non dobbiamo concentrarci su alimenti non salutari. È più importante che capiate che il corpo è il tempio di Dio e va trattato di conseguenza. Avete capito? Sì. Papà, puoi passarmi le cipolle? James! 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 Papà! James, chiamate il dottore! James! James! Ehi, ehi, sono qui! Sono qui! James, guardami! Vostro marito ha avuto un altro ictus. È già migliorato molto. No, 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 non parlate ora. Avete una paralisi facciale. È comune dopo episodi di questo tipo. Ditemi allora cosa dobbiamo fare. Il riposo è la cosa più importante, molto riposo. E sarei a favore di un salasso. Di un salasso? Non credo che sia necessario. Il barbiere suo Maestrit riceverà le mie istruzioni. Ha gli strumenti adatti all'incisione. Drenare il sangue è notoriamente il trattamento più efficace dopo un ictus. Valuteremo di farlo quando James sarà in grado di sopportarlo. Non siete un medico, signora White. Tornerò domattina. Un ictus è una cosa grave. Siete fortunato ad essere vivo, signor White. Grazie. Ragazzi, accompagnate il buon dottore alla porta. Ho seppellito due figli, mio caro signor White, e non andrai da nessuna parte. Il signore ha preso in prestito l'uso del lato destro. Troverà il modo migliore per farti tornare in salute. Oggi inauguriamo l'Istituto Occidentale della Riforma Sanitaria. E per avere ispirazione nel progetto, guardiamo i progressi fatti dal caro fratello James. La sorella White, seguendo i principi che le ha dato Dio in visione, ha dimostrato che c'è tanto lavoro da fare. Andando avanti, l'assistenza sanitaria sarà di primaria importanza per la nostra Chiesa. Io ho visto che il riposo da solo non porta alla guarigione. Deve essere unito a esercizio fisico, dieta e fede in Dio. E molti di voi conoscono già l'importanza dell'acqua, mangiare frutta, cereali e noci e verdure. Quello che mangiamo ha un'importanza fondamentale, e non soltanto per guarire, ma per prevenire.
Possa Dio benedirci sempre e darci la forza interiore di continuare la sua opera di diffusione del messaggio del suo ritorno in tutto il mondo. Il nome è Bourdeau. Bourdeau. Il fratello Luc Borug e il fratello Bourdeau sono andati in California, ma dove sono gli altri che diranno «Eccomi, signore, manda me»? Non dimentichiamo i bisognosi. Istruzione e sanità vanno di pari passo. Come si può curare il corpo e lasciar marcire la mente? Gesù ha passato molto più tempo a guarire che a predicare. È vero. Ci servono altri operai. Sì. Dobbiamo preparare più giovani al servizio. Cominciano a lavorare dopo la scuola elementare. Dobbiamo dare loro un'istruzione migliore. Mi aiutate ad accatastare la legna? Vi ringrazio molto, sono Bell. Goodlow Bell. Come siete finito a tagliare la legna? Non ci sono finito, signor... States. Lui è George States. Io sono Edson White. Tagliarla mi fa bene alla salute. Mia moglie è morta l'anno scorso. E io ho smesso di badare alla mia salute. Mi dispiace molto, ma come vi aiuta questo? Invece di avvelenarmi con le medicine, ho imparato a far lavorare il corpo all'aperto. E ora siete qui a spaccare legna? Una mente acuta è uno strumento quanto un'accetta affilata. Cosa facevate prima di venire qui, signore? Sono stato insegnante per molti anni. Poi ispettore scolastico. Ho incontrato un uomo per bene all'Istituto della Salute. Si chiama Goodall Bell. Credo di averlo visto. Certo. È arrivato in cattiva salute con i nervi a pezzi. Ha tagliato la legna per più di un'ora. L'esercizio fisico e stare all'aperto fa miracoli. Dopo aver parlato con lui, George e io abbiamo riflettuto. Volete tagliare la legna? No, Willy. Vorremmo andare a scuola. Insegnare è l'opera più importante che sia mai stata affidata agli uomini e alle donne che sono in grado di farlo. Nell'educare i giovani si deve usare la massima attenzione, variando i metodi pedagogici per sollecitare le facoltà più nobili e più elevate della mente. John Harvey Kellogg, William K. Kellogg, George States, Edson White, William White, la vostra casa è il mondo. Sono passati 2 anni dalla morte del nostro fratello pioniere Joseph Bates e 30 anni da quando Dio ha risvegliato il suo popolo pioniere.
Nella mia visione più recente, il messaggero celeste ha detto: vi siete concentrati su progetti che sono limitati per questo tempo. La vostra casa è il mondo. Abbiamo appena investito molte risorse nella pubblicazione di Segni dei Tempi. E i nostri piani per la Pacific Press? Abbiamo mandato i fratelli Loughborough e Bordeaux in California, con un costo notevole, solo per poi espanderci oltre l'oceano, dove troveremo altro denaro. Già, ha ragione. No. È molto meglio usare le nostre risorse qui, a casa. La vostra casa è il mondo. Dobbiamo parlare in pubblico per dare a tutti l'opportunità di ricevere la verità. Il messaggio che portiamo è un messaggio mondiale e sarà diffuso nel lontano Oregon, in Europa, in Australia, alle isole del mare, a ogni nazione, lingua e popolo. Ordine! Come possiamo mettere in dubbio questo compito? Le persone si perdono, noi possiamo andare da loro. Fratello Andrews, portiamo la questione alla conferenza generale di agosto, dove metteremo al voto un'espansione nei paesi stranieri. Dobbiamo espanderci, così tutti sentiranno l'effetto. È vero. Manderanno il fratello Andrew in Svizzera! Così il fratello Andrews sarà il primo missionario all'estero. Ha appena perso sua moglie e seppellito due figli. Mandiamo l'uomo più capace. Ed era ora. Parliamo della convinzione di condividere il Vangelo ovunque, ma siamo stati molto lenti a partire. Ci abbiamo messo 30 anni per arrivare a questo punto. Eppure, il Signore ci ha guidati. Mi sorprende ciò che Dio ha operato. Pensa che adesso abbiamo 8.000 membri e più di 300 luoghi di culto. Sono sicuro che il fratello Andrews con Mary e Charles sarà il primo di molti predicatori a diffondere il messaggio del Vangelo al mondo. E così la nave parte da Boston. Esatto. La nave Atlas della Canard il 15 settembre. Prima Liverpool, poi la Svizzera. Un'avventura in mare aperto. Il fratello Bates ne sarebbe fiero. Decisamente. Andiamo fiduciosi. Il Signore ci sta guidando. Fate buon viaggio, fratello Andrews. La nostra famiglia pregherà per voi. Piano sul gradino. Addio. Addio. Diffonderà la notizia del prossimo ritorno di Cristo in Europa. E in seguito dovremo dirlo al mondo. Non abbiamo niente da temere per il futuro, se non dimentichiamo la via indicata dal Signore, i Suoi insegnamenti e la nostra storia passata.